Eccoci qua. Eccoci, ecco allora, vediamo quando arriva la nostra portinaia, non mi è proprio mancata Non ti è ieri. mancata, però lei No. tanto ha fatto, tanto ha detto, quando è che te ne vai? Fai partire la musica. Ecco. Fa partire Eccola. Vai. la musica. Mamma mia. Buongiorno, Eccola, buongiorno, come andiamo? buongiorno, Come bentornata. andiamo? Hai vomitato? Dai, ma non lo diciamo. E che? Che è la vita, la natura? Ho Sei andata di capito. stomaco? Sì. Anche al bagno? No. Bene. Come Come va? sta? Bene, da tanto tempo che non ce ne Eh no, vediamo. ci siamo E ieri. beh, ma poi non eri contenta che eri sola con il manzo? Sì, ieri abbiamo parlato di tante cose belle abruzzesi. Tu non Sì, ci mi ha sei? insegnato un sacco di cose tipiche Vai, dell'Abruzzo. una parola che ti ricordi? Una parola che ti ricordo è fregate. Engul. Fregate Engul. Engul. Ma io. Il cinghialone oggi mi ha messo il microfono qua, mi sono emozionata un attimo. Sì, eh? Sì. Perché? Ma Non so, qui. quando mi tocca qua sopra mi viene un Ah, attimo di. dai! Sono le 10 del E che mattino! fa, mamma mia? Guarda che sti tanti bambini sanno più cose di me, te Ecco, e. Pupu, ti volevano, capito, censurare. Sì. Censurare così. Stavi dicendo, scusami, mi sto interrotto. No, stavo dicendo che tanto cinghiali a Roma ce ne sono tanti, quindi. Guarda, però lui è più bello, Sì, è devo bello dirti perché è il la verità. capo dei Se cinghiali. ti acchiappa la Assolutamente sì. fidanzata, un giorno ti acchiappa la fidanzata. Guarda, un'amica mia, ci siamo già conosciute, io e la fidanzata. Allora, oggi è giovedì. Gnocchi. Ah, gnocchi. Gnocchi. E posta del corazon. Vai la sigla, contendiamola, se no qua, vai. Ah, io devo fare la Sì, sigla. sì, sì. Vai, Roberta mi ha detto che devo assecondare le tue, vai. Le follie Infatti, dell'imperatrice. domani dobbiamo assecondare te e Roberto. Perché io licenzierei tutte e No, Roberto. due. No, Ma vado dobbiamo a parlare con assecondare quelle. Roberto. Vai. Vado? C'è la posta di Titina, c'è la posta di Titina. Destinazione Sanremo, Paradiso. Destinazione Paese. Inferno. Posta del. Oggi voglio rispondere un po' più crudele. Crudele. Beh, invece l'altra. Dai, te la tengo io, che devo Tieni, fare? tieni. Passa lì che mi manca quel pezzo lì. Vai. Allora. Allora, posta del. Ho scritto Non anche un po' posso di. sedere. Dopo continui, poi ti faccio fare le scale sopra della signora Michelotti. Allora, Non era ma non Micheletti, era cambiato Micheletti. nome. Michelotti, Micheletti, qual è? Ce n'è un'altra che si chiama Michelotti, forse. Sono Ah, amiche. ecco, amiche, Micheletti e Michelotti, Mamma come mia, gemelle oh, Kessler. come sei proprio. Allora, Ma come sei scusi. pignolo, Simone. Allora, ho Sì, scritto anche vai. uno slogan. Vai. Dove devo. La Alla posso. tua. Eccomi qua con la rubrica più attesa della settimana. Oi, oh, la posta del corazon dalla vostra portiere della porta accanto. Donne, no, È non è arrivato. arrivato Io l'arrodino. sapevo che questo era il livello qua. Allora, donne, avete problemi di corazon? Scrivetemi. Uomini, avete problemi con il cuore? No, Scrivete a. hai scelto Lasciamo esatto. perdere, andiamo avanti. Iniziamo subito con le domande di oggi. Allora, Vai. qua voglio dare un po'. Perché le domande di oggi sono un po' particolari. Quindi, perché mi hanno chiesto delle. Dicci la verità, portiera Titina. Dicci Dimmi la veramente come verità, stanno le cose. la verità. Dicci veramente Sì, come come stanno stanno le le cose. cose? Dì l'amore, non dire più. Non. Cioè, c'era stata una ragazza che l'altro giorno mi ha scritto: dimmi la verità, perché molte volte su Instagram troviamo dei love coach, non abbiamo già parlato, che Sì. ci sono questi coach che ti risolvono la I vita, problemi e ti d'amore. chiedono, ah, devi credere più in te stesso, vai, Fai un riprendile, lavoro su di te. ritorna dal tuo ex, ma che ritorna dal tuo ex, cazzo mi frega a me Le dell'ex stesse là. parolacce. Allora, cara. Portinaia. Sempre tutte. Portinaia, lascerà mai la moglie per me? Se mi mandi il numero glielo chiedo. Ecco. Dai, risposta ma più No, ma vera. tanto diciamolo, non le lasciano le mogli. Anna Mai, Maria, sei mai, mai, d'accordo? mai, perché gli uomini vogliono sempre divertirsi. Allora, tu Anna Maria No, stai, io tu sei sono innamorata. serena, sei sposata, sei andata alle Maldive, ai Caraibi, tuo marito è una brava persona. Allora, andiamo avanti. Speriamo. Andiamo avanti. Allora, Sì, forza, forza. ciao portinaia Titina, grazie di esistere. Volevo solo dirti. Vabbè, Oi, no. ho capito, ma un commento lo devo fare. Dopo. Questa è Eros Ramazzotti che l'ha Grazie scritto, grazie di di esistere. esistere. Ciao portiera Titina, grazie di esistere. Volevo solo dirti che sei stupenda, lo so.
Andiamo avanti. Ma questa che passa del cuore è? Titina, che ne sei arrivata te? Ho risposto. Grazie, ho risposto. Titina, sono molto giù. Il mio ragazzo lo amo tanto, ma a letto è una schiappa. Provalo sul divano, dai. Allora. No, vabbè. Queste sono le domande di oggi. Vediamo un po', perché sono tutte arrivate... Il telefono sta per scoppiare. Ciao, sono simpatica, carina, intelligente. Secondo te perché sono ancora single? Sicuro che non sei bugiardo? Bisogna dire la verità, verità. C'è il naso lungo. Ecco, allora. Detto la verità. Super titina. Lui mi chiede... Oi, allora, sei geloso? Ti zitto un po'. Ma non è che lei se le scrive da sola queste lettere? No. Questo sente il presentimento. Super portinaia titina. Lui mi chiede... ma intanto ha avuto una figlia con un'altra e tu aspetti 18 anni della figlia che magari ti invita, allora ecco. Lapidaia. Cara portiera, penso ancora a lei anche se è finita. Cara portiera Titina, penso ancora a lei anche se è finita. È amore o malattia? No, c'hai un'ottima memoria. Andiamo. Cara portinaia Titina, l'ho tradito, gliel'ho confessato e lui mi ha lasciato. Che ti aspettavi, una medaglia? Ah no? Giustamente. Dai. E vediamo un po', abbiamo le ultime due. Vediamo un po'. Cara portinaia Titina, ho un dilemma che mi perseguita. Mamma mia. Posso uscire con l'ex fidanzato di mia sorella senza chiederle il permesso? Hai capito male il concetto di fatti una famiglia? Non l'ha capito, che c'è un vedi che l'intelligente li capisce. Ma questa chi gliel'ha scritta? Brooke di Beautiful? Sì. Lei ci sta arrivando adesso, forse. Dopo 20 minuti la battuta arriva pure da questa parte. Allora, attenzione, vediamo un po'. Ne voglio fare l'ultima, Perché non ce l'è? Non ce sono ne... tristissima, portiera del mio cuore. Mi hanno tagliato i capelli in modo catastrofico. Appena mi specchio piango, sono molto giù. Che faccio? E specchiati dalle 22 alle 5 di notte, no? Così il buio risolve i problemi. Ecco. Ma chi si è affidata a questa povera donna? E che ne so io? La taglia di lei, capelli? No. Voglio fare l'ultima. Quanto tempo ci vuole per superare il dolore di un tradimento? Il tempo di pronunciare un vaffanculo così. Dai, su, non si perdonano i tradimenti. Bisogna dire che a volte... Ma non so parolacce, dammi sta scocca, me la rovini. A volte... Che qua la direzione non me la compro. Quella parola è l'unico rimedio, Sì, è l'unico rimedio che risolve tutto. Voi siete stati mai traditi? Certo. Ma forse... Forse sì, forse no. Ma non lo sai. Sei meglio non sapere. Tu? No, io lo so. Ah, sì? Porella, mo? E mo? È passato tanto tempo. Tanto tempo, ok. Tu cosa hai fatto? Come hai reagito? Come l'hai affrontata, Anna Maria? Come hai reagito? L'hai lasciato, immagino, subito? Certo. O l'hai perdonato? No, ma che perdoni? Ah, brava, brava. Bene, io oggi ho finito. Paola, c'è? La nostra roba? Sta arrivando. Senta, lei ha un altro appuntamento ieri? Sì, sì. Perché allora rifacciamo un attimo un recap, perché sarà al passo con la nostra portiera, la sua vita. Sentiamo. Allora, c'era stato quello sulla spiaggia, sotto le stelle, tutto perfetto. Ah, tu non c'eri ieri? No. Quindi tutto perfetto, sulla spiaggia, era tutto bene, bravissimo. Sì, poi mi ha invitato a casa sua. Avete stato la Ferrari. È andato poi a casa sua, ha acceso le candele, voleva fare yoga, tantra, non l'hai piaciuto. Ah no, c'ero io. No, non c'ero. Quindi questo è stato già archiviato, perché insomma la filosofia di Sting a lei non piaceva. No, e devo uscire, siamo visti per un caffè, una cosa così, con un giapponese orientale. Ah sì, giusto. Ah, quello del sushi. Sì, solo il problema è che quello orientale praticamente c'ha un po' di problemi, perché non lo puoi toccare. I giapponesi sono un po' così. Sono particolari. Mi hanno consigliato. Loro un po', capito? Quindi ieri gli ho fatto un po' così, quello subito che mi guardava. Sono particolari. Mi immagino quando lo tocco là che succede. Quindi... Ecco. Dai, sono le 10. Poi, mi ha detto un po' di parole gugazu, gigizu. No, sono... Arigato. No, mi ha insegnato un piatto che ne voglio parlare la settimana prossima. Nigiri. No, quello è il sushi. C'è un piatto che si chiama gugazu. E a base di cosa è? Mi scusi, ho paura a fare questa domanda. No, è un piatto che ieri... Zimò pure tu, però... Che quando viene a casa mia mi vuole fare cucinare. E poi mi ha detto c'è un gugazzo, gugizzo, gugazzo dell'altro. E dai!
Lei, si pronuncia così. Lei è incorreggibile. Lo so, lo so. Lo so che quando vado via vi manco sempre. Sempre, guarda, io ieri proprio che non c'ero, ho detto mamma mia, dov'è? Dov'è? Ma tu ti stavi a vomitare, stavi dai! Senta, quindi domani ci canta qualcosa? Sì, domani finalmente, perché io avevo preparato il vestito. Possiamo fare Paolo e Chiara domani? Ma lo dobbiamo. Ma veramente? Sì. Sì, non ho trovato il vestito, quindi loro avevano il vestito argentato, porta la carta al Vabbè, le mando dopo Anna Maria a casa sua per fare le prove. Sì. Beh, vieni Anna Maria, dopo vieni di là nel gabbiotto. Venga a fare le prove. Cinghialone, ce l'hai la base? Dai, non ce l'ha, ci stiamo lavorando. Ok, i microfoni ci stanno in questo studio? Ci proviamo. Okay. Lei ci faccia sapere tutto di cui ha bisogno. Vieni a fare le prove. Lista dei desideri. Il vestito non si trova, quello tutto argentato della discoteca, però mi metto una carta d'alluminio, una cosa. Vediamo, tu mangi. Eppure io? Sì, ti porto una parrucca. Ma ce l'ho già bionda! Ma no, è meglio con le parrucche, così almeno non mi riconoscono. Allora. Ma anche a me. Posso, io vado, salutatemi la bionda, mi raccomando. No, salutala te. Allora. Ci sei, Cinghialone? Eccola! Eccoci! Buongiorno! Vedi, saluta la bionda. Buongiorno Paola! Ciao Paola, ti sei messo il papavero? Sì, è un bel papavero. Oddio, dove sta? Di qua, no? Perché... io ti sto studiando, Paola. Ti sto studiando, quindi ti sei messa bellissima. Le piume? Piume. Sì. Giallo, sai, un tocco di colore, tutto nero, no. Meno un tocco di colore. Ma c'hai stile. No? Beh, ci avviciniamo alla festa delle donne, è giusto Paola? È giusto, siamo quasi vicini, no? No, vabbè, però lo sai Simone che io non amo queste etichettature, no? Sì. La festa delle donne poi è diventata veramente commercio di quelli numero uno. Vabbè, comunque, non parliamo della festa delle donne anche perché sono state poco premiate a Sanremo. Io lo ripeto. Paola, Paola questa cosa non è andata giù. Ti è rimasta qua Paola, va a casa tua se sì, l'anno tesoro prossimo. Mio, perché noi siamo sempre ultime. Giusto? Sì. Saranno prime in radio, secondo me. Saranno prime in radio. E su tutti i digital. Sicuramente, questo certo, però magari un minimo di riconoscimento da questi uomini, insomma, lo vorremmo, insomma, soprattutto dai conduttori, dai direttori artistici, da tante persone che poi senza le donne non farebbero niente. Le donne sono il sale della vita. Assolutamente. Quindi riconoscetecelo. Mi raccomando, sempre e comunque, vero Portinaia, dica assolutamente lei. Assolutamente, serve un po' di sale, Simone. Un po' di sale serve. Ciao, a te Paola. Ti serve il cinghialone. A te ti serve il cinghialone, lo so. Ma è fidanzato. Mo devo vedere la fidanzata se me lo lascia il lunedì e il martedì. Perché il lunedì e il martedì? È il giorno libero, mi per iniziare meglio la settimana, capito? Grazie signora Portinaia. A voi, a voi, buona continuazione. Fate piano, per favore. Sì, ci vediamo dopo. Arrivederci. Eccoci Paola. Allora vai Paola, ci allora, siamo. Il weekend Titina si riposa, hai visto? Inizia bene, ha sprombattuto e poi si riposa. Allora oggi abbiamo la luna in Capricorno, segno di terra ovviamente. Sappiamo che il segno del Capricorno ha quasi sempre un credo, un progetto da portare avanti negli anni e non assolutamente non desiste. Diciamo è un segno di quelli molto tacanovisti, e anche ambiziosi, diciamolo, anche se non lo fa vedere, è abbastanza sotterraneo a volte, però ha una progettualità molto spiccata. Quindi sotto questa luna avremo determinazione e forza, però anche, ripeto, una certa freddezza, perché il Capricorno in apparenza è freddo, no? È un segno granitico. Poi in realtà, poi insomma, in intimità è un'altra cosa, di sovente si sente dire che il Capricorno invece è un segno molto sensuale e in realtà è così, però non è evidente come i segni di fuoco, no? I segni di fuoco sono molto più evidenti. Il Capricorno mantiene la sua intimità molto molto segreta. Allora cominciamo con l'Ariete. Oggi questa luna in Capricorno, non lo dico più Anna Maria a te. Oggi questa luna in Capricorno vi riserva sorprese piacevoli. Sarete più stacanovisti di quanto crediate, ecco. Proiettati verso la carriera perché raggiungerete i vostri obiettivi che saranno basilari per voi, anche per asserenare chi vi sta vicino, che crede molto in voi. Ambiziosi andrete dritti a meta.
quindi un 5S con la parola d'ordine carriera. Andiamo al toro, che è un segno di terra. Oggi gli studi e i master saranno un modo anche per approfondire, diciamo, la conoscenza di alcune cose. Voi avete bisogno sempre di perfezionarvi, lo sappiamo, per battere la concorrenza ed essere al top in tutte le situazioni della vostra vita. Quindi questa luna in un segno un po' granitico come il Capricorno vi dà la possibilità anche di essere concreti e affidabili. Soprattutto la luna in Capricorno è una luna amica, diciamo, perché sta in un segno di terra come siete voi. Quindi un 5S con la parola d'ordine master. Gemelli, segno d'aria, oggi vi renderete conto che avete le mani bucate, bene sì, e ultimamente avete fatto il passo più lungo della gamba, spendendo per cose voluttuarie. Ora è il momento però di, insomma, di tirare un po' la cinghia, ecco, perché dovete essere un po' più parsimoniosi. Vi aiuterà chi vi ama e che ha capito che siete un po' frivoli e soprattutto poco pratici nell'economia, ecco, quindi dovete fare un po' di ordine nei conti. 3S con la parola d'ordine spendattone. Cancro, segno d'acqua, non ne potete più delle pressioni planetarie. C'è sempre qualcosa che non va in questo cielo, lo sappiamo, e va contro i vostri interessi. Oggi non potrete sentire più rimproveri di nessuno. Siete stanchi di persone a voi vicine che vi fanno da guida e pensano di essere sempre nel giusto. Farete di testa vostra cercando di non esagerare, mi raccomando. Quindi un 4S con la parola d'ordine, basta rimproveri, non ne potete più, guarda. Leone, segno di fuoco, eccoci qui. Oggi dovete conoscervi meglio, ai ai ai. Avete bisogno di andare a fondo e di non avere paura di cercare di capire cosa non va in voi. Potreste avere delle belle sorprese da voi stessi e riprendere in mano la sicurezza della vostra vita. Sappiate essere giudici anche inflessibili di voi stessi, perché quando sbagliate è giusto che lo ammettiate, e la vostra vanagloria, anche la vostra prosopopea, ecco, vi fa passare un po' per antipatici e anche saccenti, quindi cercate un po' di rivedere il tutto. 3S, con la parola d'ordine, conoscetevi. Vergine, segno di terra, finalmente qualcuno vi piace e sarete in subbuglio con i sensi e la ragione. Oggi dovrete avere coraggio a farvi avanti, perché ogni occasione è persa e vale la pena di essere vissuta fino in fondo. L'amore per voi a volte è qualcosa di sconosciuto, di cui avete un po' timore perché vi fa perdere il controllo. Ecco, oggi vigilate un po' meno su voi stessi e abbandonatevi a quello che vi arriva da questo destino. 5S, con la parola d'ordine, qualcuno vi piace. Bilancia, segno d'aria. Con questa luna in Capricorno, ecco, caro Bilancia, siete chiamati a fare i conti con la famiglia e anche con gli affetti più stretti. Sarete impegnati, vostro malgrado, con problematiche che non avreste voluto avere, ovviamente. Cercate di prendere questa giornata come viene, trovando anche il buono anche nel caos delle cose da fare. Quindi un 3S con la parola d'ordine famiglia, mi raccomando. Scorpione, segno d'acqua. Oggi qualche trattativa in più nel vostro cielo che vi vuole attivi e anche pieni di voglia di fare. Questa luna in un segno ovviamente di terra vi dà più affidabilità del solito e sarete anche bravi nel dialogo con il pubblico, ecco, sull'ambiente di lavoro. Quindi ottima occasione per non perdere una giornata che sì, diventa proficua per voi. Quindi un 4S con la parola d'ordine trattativa. Andiamo invece al Sagittario, che è un segno di fuoco. Oggi vi capita il volo con le persone, finalmente sarà questa luna in un segno di terra, del Capricorno, che vi regala anche una certa lungimiranza e serietà. Il lavoro sarà costruttivo, quindi vi farà risalire la china dopo giornate un po' confusionarie. In amore, a parte la possessività che avete, lo sappiamo, niente va male, solo se ragionate un po' di più su questo rapporto. 4S con la parola d'ordine, capite al volo. Capricorno, segno di terra, tutto sommato oggi potete pensare ad un bilancio positivo della vostra vita che da un po' di tempo viaggia su binari più sereni e anche determinati. Segno favorito, non perdete mai di vista la realtà e con questa luna in Capricorno ovviamente potete essere certi di trovare una certa stabilità e anche concretezza. Quindi un 5S con la parola d'ordine, bilancio positivo. Andiamo all'acquario, segno d'aria. Oggi cercate di riflettere di più, mi raccomando. Muovendovi meno
per non sbagliare le mosse, soprattutto a livello professionale dove c'è un po' di maretta e dove c'è qualcuno che non aspetta altro che voi sbagliate, insomma. Giornata in cui dovete prediligere la calma e l'introspezione anche per valutare strade alternative a quelle che avete sempre fatto, soprattutto nella professione. 3S, con la parola d'ordine riflettete. Pesci, ultimo segno dello zodiaco, segno d'acqua, oggi vi darete da fare più del solito, caro Pesci, per aumentare anche la vostra rete di conoscenze e di conseguenza anche buone possibilità nella professione. Sarete abili oratori, concreti e decisamente convincenti con questa luna in Capricorno che vi dà questo passaporto di serietà finalmente. Quindi un 5S con la parola d'ordine, rete di conoscenze. Va molto bene per i pesci, eh? Giustamente i pesci è che... la rete, Paola, non fa una piega. Sì, va bene, questa è la mia, sai cos'è? Questa è la mia fantasia. Io nell'oroscopo metto la mia fantasia, no? La mia scrittura, no? Quindi la tua creatività. Cerco un po'... Esatto, perché sennò sarebbe sterile, no? L'oroscopo così, detto così, insomma, senza... Invece è importante cercare un po', no? Di renderlo arioso, no? Giusto? Sì, come sì. Sono i segni, d'altronde, La imprevedibilità. Allora, dunque, cominciamo a dire che ultimamente, sappiamo che ultimamente, sempre, Edoardo, Donna Maria, Antonella Fiordalisi ovviamente litigano di continuo, lo sappiamo, e ancora Edoardo insiste sul fatto che Antonella non si comporti bene, nel senso che faccia un po' la smorfiosa sempre con Antonino Spinalbese, che ultimamente abbiamo visto anche un po' sottotono, diciamo. Beh, forse è stanco. Sì, ma sta facendo una cura per il pancreas, e proprio questa cura per il pancreas è stato motivo di discussione, nel senso che Edoardo ha tuonato contro Antonella dicendo: ecco, puoi andare e vedi, tu giochi con lui con la panna, ma non ti rendi conto, ti cambi davanti a lui e non ti rendi conto che lui è uno che prende delle pasticche per il testosterone. Cioè, dicendo questa cosa, sappiamo insomma, tutti che sta facendo scontri fra titani. Sì, no, vabbè, una cosa veramente squallida. E oltretutto, non è assolutamente vero, perché Antonino sta facendo una cura per il pancreas, probabilmente ha degli effetti collaterali che noi adesso non vogliamo sapere e che lui non avrebbe neanche dovuto bandierare 420. Ovviamente il web è impazzito contro Edoardo Donna Maria, prendendo le difese della Fiordalisi e in questo caso anche di Antonino Spinalbese. Beh, certo, diciamo che la sta facendo un po' fuori dal vaso il nostro Edoardo Donna Maria. Abbiamo visto una Antonella più pacata e un Otello furioso, se così si può dire, Edoardo Donna Maria, che è scoppiato proprio alla grande, insomma, all'interno della casa. Quindi vedremo se ci sarà qualche provvedimento. Cosa succederà? Stasera Signorini parlerà proprio di questa accusa che Edoardo ha fatto nei confronti di Antonino Spinalbese, che sappiamo essere il suo nemico prioritario, insomma, all'interno della casa. Vediamo, allora, vediamo che succede. Certo, vediamo che succede. Poi comunque ci sono altre cose, sappiamo della crisi, ne parlavamo ieri con dei prelemi, no? Che sembrerebbe che appunto Signorini voglia mettere pace, ma chissà se ci riuscirà, stasera sapremo qualcosa di più, non si sa. Comunque, e intanto coppie che scoppiano e coppie che si solidificano. Però in questo senso. Paola ce lo racconti domani. No, ti volevo dire di Bastian, solo di Bastian. Bastian Müller è venuto fuori, ovviamente la stampa fa miracoli in questo caso, che non è l'imprenditore che tutti crediamo, ma bensì dal 2012 al 2017 sì. Il nostro Bastian è stato un butler, sarebbe dire un po' più di un maggiordomo in un grande albergo, il Carlton, dove praticamente svolgeva delle mansioni di tutto fare, dall'autista al consigliere per lo shopping. Ma parli del compagno di Ilaria Blasi, giusto? Esatto, sembrerebbe che lui imprenditore. Non è un imprenditore, anzi, oltretutto adesso su una piccola azienda di insegne luminose. Oh, ma, vabbè. Vabbè, comunque cioè, sappiamo insomma, che è un lavoratore, sicuramente.
Sì, allora... però non è quello che pensiamo, insomma, ecco, tutto allora, qua. Allora, Paola, ci vediamo domani. Ciao! Ciao Paola, grazie, buona giornata, a domani. Buona giornata a voi, ciao! E noi ci vediamo tra pochissimo, sì, entriamo in un lungo blocco di spettacolo. Sì, è venuto a trovarci una bravissima attrice, tra poco.